ragazzi, ecco, come avete visto, siamo qua con la mia motomolini 650. Come vedete, ho il casco, come vedete, ho l'action cam. Abbiamo appena fatto 20 km, la prima uscita della storia. Oh, No. sto scherzando, perché purtroppo in questi giorni non ho avuto tempo di uscire con il motomolini e quindi allora ho detto: aspetta che trovo un posto per fare una bella intro. Andiamo a vedere il motomolini. Eccoci qua. Come vedete, il paesaggio è stupendo per fare un bel intro. Il mulini è questo, come vi l'ho fatto vedere, penso qualcuno avrà visto anche il video. Mettiamo un po' di luce, un po' più, ecco, così si vede meglio. Abbiamo fatto una ventina di chilometri per provarlo. Adesso io ho fatto un micro, i miei guantini al 100%, il mio portatelefono. Vedete, devo assestare un po' la leva del freno, è un po' troppo lenta, va a finire che mi faccio anche male. La moto va da Dio, è ancora in rodaggio, quindi devo andare un po' lentamente, non posso fare tirare. Io ho messo il portatelefono e un portatelefono che mi fa da portanavigatore. Come avete visto, questo è il mio motomolino. Prima cappella. Allora, bene, siamo qua ragazzi. Primo giro del primo misero giro del primo misero giro dell'anno. È la prima volta che vengo fuori dopo il concessionario, quindi ecco là, ci vediamo un attimo allo vetro. Eccola qua. Yeah! Oh yeah! Moto nuova, ecco, l'anno del motomolini 650 Escape. Stiamo facendo la prova per strada dopo una settimana di pioggia. Speriamo bene, ma la vedo tanto incasinata col traffico. Vediamo un attimo qua se si muovono. Dai ragazzi, muoviamoci. Vediamo a sinistra, freccia. Allora, adesso io non so se ci sia vento nel microfono, lo sto testando perché ho provato a mettere davanti all'apertura del giro d'aria. No, il microfono, dove ho messo il microfono, sperando non arrivi dentro aria, ma essendo in corsa, non so se si riuscirà a sentire bene il microfono. Io spero di sì, ma c'è tanta aria e come vedete il tempo non è dei migliori. Non è dei migliori il tempo, se guardate bene, non è dei migliori. Bene, gli specchietti li vedo una volta che provo la quinta e adesso vediamo anche la sesta dovrebbe esserci, se non sbaglio. C'è anche la sesta, ragazzi, c'è anche la sesta, siamo appena a 2600 giri, siamo a 67 all'ora, non vediamo troppo, il motore è ancora in rodaggio, devo fare 1000 km, dopo devo anche azzerare il contachilometri per vedere quanti chilometri facciamo. Abbiamo una ruota tappata e vediamoci la vetrina, bello! E avendo una ruota tappata è un po' traballante, è normale, perché avere una moto a cross alla fine è una moto a enduro. Bene, vediamo come va, diminuiamo un po' la velocità che siamo in centro. Un bel cambio veramente, e sono contento, ho preso una bella moto, veramente una bella moto. Te lo dico indietro, una bella moto, ciù. Allora, andiamo verso Pieve de Grappa, perché siamo in primo, non mi metto in penale qua davanti a tutti. Bene. Allora, come dicevo, la stiamo provando, testando per la prima volta che vado fuori con la moto, quindi, la sto provando, testando per la prima, veramente, prima volta che sto provando e testando la moto.
Mia moto l'ho portata a casa, quando l'avete visto il primo video vado a prendere una moto, oh my god, oh my god, andate a vederlo, mi raccomando iscrivetevi così vi arrivano tutti i video. E oh my god, niente, io praticamente ho fatto il video che andavo a prenderla, andando a prenderla e portarla solo a casa, praticamente non ho fatto video particolari. Adesso faccio video, un misero video intanto di qualche minuto, e vediamo come va, insomma. Adesso io sto andando verso la pioggia, io non vorrei fargli prendere la pioggia, che è nuova di palla, tutta bella lucida come si vede. E andiamo verso Crespano, poi ritorniamo verso Casuccia, solo per provarla un attimo, anche perché è ferma da una settimana. Adesso là, la visibilità della telecamera, della action cam, a voi, a dopo. Volevo dire, non so se avete visto, ma mi sono messo gli stivali da moto perché non mi fido tanto. Eccoli qua. Eccoli qua. Anche perché mi sono messo gli stivali da moto proprio perché volevo provare per vedere se andavo meglio a cambiare con le marce. E vedo che riesco a cambiare veramente bene senza tanti problemi, insomma. Non ha nessun tipo di problema, anzi, nel cambio è molto lineare e riesco ad avere un bel po' di spazio tra il cambio, insomma. Il cambio e la pedalina, riesco a muovere molto bene il piede. Ecco, questa è una cosa che Morini ha studiato bene, ha fatto veramente un bel spazio tra il cambio e la pedalina, che si può muovere molto meglio. Tempo da pioggia, non è un granché di tempo. Indovinate che abbiamo visto? Era la Sabrina che andava a casa. Allora praticamente avevo fatto la prova video, ma giungerò prima che finisse di lavorare. Vai, vai! No, ti stavo venendo solo a trovare, vieni su, dai! Allora, ciao! Peace and love da Paolo e Cilidano. La prossima volta. Ciao!